Oggi mi trovo a Maniago, provincia di Pordenone, e di fronte a me abbiamo il signor Pierino Rondero, al quale abbiamo fatto un intervento al 110%, che costava un impianto di circa 9 kW, 30 kW di accumulo, una colonnina per la ricarica dell'auto e una caldaia ibrida per quanto riguarda il riscaldamento della casa. Bene Pierino, allora, prima domanda che ti faccio: questo 110% com'è andato? Ricordo la prima volta che sono venuto qui, abbiamo fatto tutto bene, eccetera, e poi hai iniziato a preoccuparti. Perché ti sei preoccupato? Abbiamo fatto l'incontro, quella sera avevamo un bel incontro, una chiarificazione di un po' di tutto, ci siamo trovati bene, abbiamo stipulato il contratto. Purtroppo era passato dei mesi, io mi preoccupavo, diciamo a distanza di tempo mi è venuto il discorso che arrivavano i camion a scaricare dei pallet della roba, quindi il segnale era buono, nel giro di una settimana avrebbero fatto tutto e io mi sono tranquillizzato. E per quanto riguarda l'installazione con gli installatori, come ti sei trovato? Ecco, pur non conoscendoli gli installatori, ho avuto fiducia in loro perché... Cioè fra di noi si capisce al volo se c'è gente che sa lavorare o non sa lavorare, gente che se ne intende del prodotto, del coso, no? Loro sono arrivati qua, sinceramente nel giro di una settimana mi hanno fatto un lavoro perfetto, avevano in mano, sapevano già cosa fare, avevano un'attrezzatura che bastava uscire col camioncino e riprendevano, da, insomma nel giro di una settimana mi hanno sistemato tutto, mi ha detto che ritornavano tramite l'Enel a completare il lavoro. E posso essere più che soddisfatto del loro lavoro, perché per me era questi installatori, questa ditta qua era eccezionale. Bene. Abbiamo preso un po' di paura perché i tempi si stavano allungando anche a causa del governo, ma alla fine abbiamo fatto tutto. Quindi, una domanda che ti faccio: ci consiglieresti a qualcuno? Guarda, sì, il timore era iniziale, e anche a me, perché i mesi passavano, le cose sono andate via bene. Posso solo che consigliare a tanta altra gente, il bonus mi è stato anche ritornato come... Quindi la cauzione che la cauzione chiesto, mi è stata anche certo. Ritornata e quindi è già dentro nel mio conto. Benissimo. E quindi sono a posto e posso senz'altro consigliare, ma ecco, io per concludere ringrazio sia Cristiano sia te, che sei stato quello che mi ha spinto, mi ha invogliato e tutto, ringrazio la bioenergia che mi ha dato la possibilità di installare una roba, secondo me, eccezionale, invidiata da tutti, perché è invidiata da tutta la gente che non ce l'ha, no? E posso dire che sono felice e contento. Bene, ecco, bene. Tutto bene. Grazie ancora, buona giornata, a presto. Anche a voi. Ciao, Pedro. Ciao. Anche a voi.